Buonasera e bentornati a TG Poldo 4 chiacchiere. Come abbiamo letto dal titolo, oggi faremo un paio di riflessioni sulle lampade HPS, pro e contro, vedere se ne valgono o no la pena. Ora, cosa posso dirvi della mia esperienza personale con gli HPS? Personalmente trovo molto valide, però nel periodo invernale e in estate dobbiamo avere una buona climatizzazione negli agro room, altrimenti rischiamo di avere una temperatura sopra i 27. Perlomeno nella mia zona quest'estate ho toccato i 25-26 gradi dentro lì, quindi e probabilmente anche di più. Ho avuto malapena la ventilazione per tenerla sotto controllo con le lampade LED, figuriamoci con una lampada HPS quanto più caldo faremo. Un altro fattore molto importante che sarebbe da tenere in considerazione è l'investimento iniziale. Investimento iniziale in quanto ci servirà la lampada in sé, che non è soltanto il blocco lì come i LED, ma abbiamo il porco dio riflettore che butta su tutta la luce, usato anche come dissipatore di calore ovviamente per quel poco che fa. Poi abbiamo il suo reattore che si collega alla nostra rete elettrica. Quindi ragazzi miei, se non è già predisposta con i cavi e tutto quanto, è un piccolo investimento da dover tenere in considerazione, perché se abbiamo una grow room alta 2 metri e il filo è di 1,5 metri in totale, capite benissimo che ci attacchiamo al cazzo e basta. Quindi dovremmo allungare i cavi, insomma ci sono dei cazzi e dei mazzi un po' pesantucci. Io ho avuto fortuna per il semplice fatto che avevo già dei cavi parecchio lunghi, soltanto provveduto a stenderli, portarli dove serviva, tagliare quello in eccesso, arrivederci e grazie. Però per quanto riguarda le persone, diciamo, che non sono predisposte, dovrebbero prendersi un paio di prolunghe e tagliare, fare brigare. Magari un giorno vi mostrerò come collegare la mia lampada, che è un po' un casino. E soprattutto dobbiamo ricordarci i soldi che ci vengono in bolletta. Cosa importantissima. Su quest'ultimo punto cosa posso dirvi? Che porca di quella puttana maledetta di Madonna, ho avuto ben 251 euro in bolletta l'ultima volta. Ho usato 400 watt di lampada HPS e 300 watt di lampada agnello LED, diciamo, con infrarossi ultravioletti, qui cazzi e mazzi. Le ho fatto in periodo in cui avevano alzato del 40% la bolletta della luce, quindi ecco spiegato 251 euro in bolletta. Ho provveduto a staccare la lampada agnello, quella da 300 watt, ora vediamo questi 2 mesi come vanno, perché cazzo sono 125,50 euro al mese, è pesantuccia. Fatalità da ogni 2 mesi personalmente, quindi una botta da 250 alla volta, capite benissimo, 250, 500, 750, arriviamo a quasi 1000 euro per produrre quel letto, quei 50-100 grammi per uso personale, insomma. Allora andiamo a pagare come in strada, però sappiamo che abbiamo una qualità superiore. E la lampada HPS durante la fase di fioritura fa dare veramente il massimo alle nostre bimbe. Ho sperimentato quella lampada fatalità cambiando l'agnello con HPS durante il mese di dicembre, novembre-dicembre. E ho notato che una pianta che era già in fioritura praticamente ha raddoppiato di tempistica. Cioè, ha dimezzato il suo tempo, cioè ha raddoppiato la sua velocità, la sua maturazione, e devo dirvi che era una cosa speciale, era una cosa fottutamente speciale. Più avanti probabilmente vi mostrerò
anche il peyote, che in realtà si può coltivare in Italia, ma dal momento in cui inizia a produrre la mescalina dovrebbe andare distrutto. È un po' un controsenso, cioè tu lo puoi coltivare, ma per 5-6 anni, dal 3 settimo agli ottavo che inizia a fare la mescalina, le dovresti buttare. Anche qui ci sono un po' di storie bizzarre da raccontare. Ma chiudendo questa parentesi, tornando alle nostre amate HPS, stavo guardando qualcosina qui in rete e stavo notando una lampada HPS che, porca puttana, lampada da 1000 watt. Ora, se quelli lì coltivano qui con i prezzi italiani, non gli vengono 250 euro in bolletta questi qui. Questi qui gliene vengono 1250. Porca troia, questi qui... Cioè, io non oso immaginare chi coltiva con 1000 watt di HPS, ma è appena la gente riesce a permettersi un HPS extra in casa di 600-800 watt. Ma porca troia, adesso ci hanno anche aumentato i prezzi, quindi dobbiamo cagliare il wattaggio, dobbiamo cagliare le rese, fare questo piccolo sacrificio fin quando non cambierà qualcosa nel mercato dell'elettricità. Ragazzi miei, le lampade HPS funzionano molto bene, sono formidabili, le consiglio a tutti sinceramente, però per quanto riguarda il periodo invernale. Per quanto riguarda il periodo estivo consiglio sempre i LED, perché questo effetto serra sta praticamente facendo un macello a livello globale, quindi non ci possiamo fare un cazzo, ci possiamo soltanto adeguare. Niente di più, niente di meno, signore e signori. Praticamente, ragazzi miei, le lampade HPS le consiglierei molto nel periodo invernale. Per quanto riguarda il primaverile, estivo e autunnale, consiglio sempre le lampade LED. L'inverno è più freddo, quindi hanno bisogno di più caldo. Le lampade HPS danno un grosso aiuto da questo punto di vista. Porco Dio. Fornendo tutto il calore necessario che serve alle nostre piante per crescere durante quel periodo di merda che fa sempre freddo. Vedrete, vedrete, sì, quante novità quest'anno. Sono splendide, splendidissime. Fanno un calore che, porca la Madonna, è una cosa allucinante. Poi, appunto, ha uno spettro di luce che sinceramente ricorda molto il sole vista ad occhio nudo, ma ricordiamoci di usare sempre gli occhiali protettivi. Se non li abbiamo, almeno cerchiamo di non guardare quella lampada diretta, in quanto può essere causa di glaucoma a lungo andare, e sottolineo a lungo andare, e può essere che dopo magari qua sotto nei commenti ma qua, ma là, ma su, ma giù. No ragazzi, se fate qualche ricerca, quelle merdose lampade, ovviamente a lungo andare, ti possono causare dei bei problemini agli occhi, tra i quali il glaucoma, magari parli anche a qualche grado, cazzi e mazzi, insomma. Mi raccomando, usate responsabilmente, non fate stronzate che ti si può non si assumere nessuna responsabilità per voi. Beh, lo dico subito che vi posso dire, devo proprio mostrarvi l'accensione di una lampada HPS, perché altrimenti in questo video non sono contento. Quindi vediamo un pochino come si fa nel mio caso. Prendiamo il nostro bel quadretto, andiamo nel programma, poi guardiamo l'ora. 25, mettiamo alle 26. No, facciamo 27, che delle volte non scatti il minuto. Che ore erano? Ah giusto, 14 20, certo. Ora aspetteremo il minuto mancante. Come possiamo vedere lì abbiamo i cavi che portano l'alimentazione all'HPS, in questo caso è quello arancione, quello grigio serve per dare la corrente alle lampade LED, alla telecamera, tanti alle ventole e a tutto il resto, in quanto è un 12x1. Questa qui è la nostra lampada HPS,
A momenti dovrebbe anche accendersi la stronza. Non abbiate paura di vedere il farfallio nel video, voi non lo vedrete in quanto è soltanto la frequenza di rete che rompe un po' il cazzo. Quella lì è la lampada invece di agnello da 300 watt di cui abbiamo parlato su qualche video molto tempo fa. Aspettiamo queste cazzo di accensione. Porca troia, ho proprio parlato. Come vedete parte da una luce bianca per poi tramutare nella luce classica degli HPS che noi tutti conosciamo. Guardate un po'. Opla! Fa questo perché la lampada giustamente si deve scaldare. Guardate un po' le sfarfallie della corrente. Questi sono i 50 Hz. Questa è la classica luce delle HPS che noi tutti conosciamo. Cari ragazzi, avete visto che potenza di lampada. Ricordo per l'ennesima volta di non guardarla negli occhi, infatti io la guardavo tramite il telefonino, però lo stesso avere quel tipo di luce che gira per il grow room non fa molto bene agli occhi. Raccomando i vari occhialini, insomma, una piccola precauzione. Che altro posso aggiungere? È molto costosa, è abbastanza dispendiosa, perlomeno la troviamo all'incirca sui 100 euro un kit completo con un cavo abbastanza lungo, il reattore, il riflettente e la lampada. Da tenere in considerazione per quanto riguarda i periodi invernali e per quelli estivi basterebbe avere una buona ventilazione all'interno della nostra stanza. Quindi io gli darei un bel 8, 8 e mezzo. Le lampade LED si meritano comunque il mio 9, 9 e mezzo, in quanto mi fanno risparmiare un casino. L'8 e mezzo appunto è dato 8, 8 e mezzo, è dato questo appunto 8 e mezzo di penalità perché appunto i consumi sono veramente elevati. Se poi l'associamo ad altro, grazie al cazzo. Ora la proverò questo mese sugli HPS, però ricordo che era cresciuta la bolletta di un buon 50 euro, quella volta gli fai errori, con il 40% in più arriverò a 70 euro, oltre i consumi base, quindi dovrei essere all'intorno ai 170 euro ogni 2 mesi. Euro più, euro meno, all'incirca dovrei essere su quella cifra. Vi terrò aggiornati su questo punto, perché è una cosa abbastanza interessante. Ragazzi miei, se non vi siete ancora iscritti vi invito ad iscrivervi, attivate pure la campanella che tanto, per quella volta ogni tanto che pubblico, potete anche passare che vi passa a salutare. Che altro posso dirvi? Questo video ormai avete capito è giunto alla sua fine naturale e vi invito tutti quanti a passare su Twitchet, che su Twitchet fra un paio di giorni probabilmente, anche domani sera, facciamo domani sera che almeno mi gestisco meglio anche tutti i miei impegni. Domani sera mi raccomando alle 9, 9 e mezza, seguitemi su Twitch e tutti i link vi lascio qua sotto e che vi può, che altro posso aggiungere. Un abbraccio a tutti, un bacio a tutte quante e buonanotte.